sono anche presidente di questa associazione, il Naso in Tasca, che si occupa di preparare e di andare poi in ospedale, in casa di riposo, in istituti, portare un sorriso che sappiamo essere molto benefico, non solo sorriso ma anche allentare le tensioni e creare proprio una comunione diciamo tra gli operatori e i degenti. Noi siamo, più che altro ci consideriamo amici di questi ragazzi, per esempio degli istituti, oppure quando siamo in ospedale siamo clown dottori, quelli che rompono un po' la monotonia, il grigio, il bianco dell'ospedale. È importante questo, quello che facciamo, perché abbiamo sempre delle risposte positive da parte di persone di tutte le età, una cosa che ci dà molto e sappiamo essere molto efficace, lo dicono molti testi, ormai si sa che ridere fa bene, però non solo ridere, anche ascoltare ed essere, dare un po' di colore in posti, in locali e in situazioni in cui non ce n'è. A volte ascoltiamo solo, ma a volte ci appoggiamo alla spalla di qualcuno. Diciamo che l'importante è quello che il risultato è che questa associazione è nata 10 anni fa, continua ad essere presente, prepariamo periodicamente nuovi clown perché ne abbiamo sempre, siamo sempre in carenza perché abbiamo molte richieste sempre.